ultima spiaggia? Parrebbe proprio di no. Il futuro delle concessioni demaniali marittime italiane al centro di un incontro organizzato da Confartigianato a Milano Marittima il 6 ottobre. L'appuntamento arriva l'indomani dal tavolo tecnico interministeriale dove è stato affrontato proprio il tema delle concessioni sulle spiagge in riferimento alla Bolkestein. Sono 12.000 le concessioni balneari in Italia, un gettito per lo Stato pari a 100 milioni in anno. Tuttavia sono solo il 33% delle aree demaniali disponibili lungo le coste. È il risultato della mappatura compiuta dal governo. Poi si vorrebbe contare anche laghi e fiumi. Le spiagge alla fine non sarebbero una risorsa scarsa e su di esse quindi si potrebbe non applicare la Bolkestein. Ora si attende la risposta della Commissione europea. Entro l'anno comunque è necessario che governo, regioni, comuni e associazioni di categoria si siedano ad un tavolo per decidere come riassegnare le concessioni. Altrimenti si rischia che le amministrazioni comunali siano da sole ad organizzare le nuove gare, obbligatorie come ha sottolineato il Consiglio di Stato. Circa il 70% del demanio disponibile è fruibile, concedibile, quindi diciamo che c'è una percentuale molto alta di demanio che può essere dato in concessione a chiunque voglia iniziare la professione di concessionario balneare. Con questo dato adesso il governo, che ieri non era presente, ieri erano presenti solo i tecnici, e con questo dato la politica deve andare in Europa insieme ai tecnici che hanno elaborato il documento e spiegare all'Europa che in Italia non c'è scarsità di risorse. Quindi, come recita all'articolo 12 la direttiva Bolkestein, l'Italia in questo periodo può uscire dalle norme della direttiva e quindi fare una proroga necessaria per fare una normativa di riforma della categoria generale e che mette in sicurezza sia le spiagge italiane ma anche la possibilità per chi vuole di accedere alle nuove concessioni. I vostri associati oggi che cosa direte? Diciamo che siamo fiduciosi che il governo porti avanti la nostra battaglia in Europa e ci sono buone prospettive di vittoria, però siamo anche molto preoccupati per i tempi, perché fra 2 mesi e mezzo praticamente le nostre concessioni cessano di avere valore, quindi in questo periodo molto breve di 2 mesi e mezzo il governo insieme alle regioni, le categorie e i comuni devono elaborare un decreto legislativo o comunque una norma che permetta di oltrepassare la data del 31 dicembre, perché è un periodo troppo breve entro il quale non si può pretendere che il governo abbia una risposta definitiva dall'Europa. Quindi dobbiamo superare questa scadenza, andare oltre e avere tutti i tempi tecnici, anche perché le amministrazioni possano operare in serenità per la valutazione delle concessioni. Segretario, sembra non essere arrivata l'ultima spiaggia dal tavolo che si è concluso ieri, adesso si attendono le mosse del governo e le risposte dell'Europa. Sì, da questo punto di vista qui, questa sera abbiamo organizzato questo incontro proprio successivamente al tavolo tecnico che si è tenuto ieri a livello interministeriale e quindi stasera con il nostro Presidente valuteremo gli esiti di questo incontro con i nostri associati in modo tale da avere un punto di riferimento che ci permetta poi di avanzare nei confronti del governo quelle che sono le nostre proposte, che una volta per tutte devono essere risolutive per far sì vi sia il tempo per creare le condizioni affinché questa categoria possa dormire in maniera più tranquilla i prossimi periodi. E come Confartigianato siamo impegnati nel fare questo e nel cercare anche a livello locale di esprimere in maniera puntuale quelle che sono le esigenze di questa categoria. Lo facciamo questa sera con questa iniziativa, l'abbiamo fatto nei giorni precedenti cercando di alimentare un dibattito sulla necessità di rivedere le modalità con le quali si svolgono i tempi di salvataggio e così come anche per quello che sarà anche gli aspetti legati alle ordinanze per le attività che si svolgono nell'arenile, cose importanti e che dobbiamo cercare di fare non a ridosso della stagione ma avendo tempo per poter dare spazio a tutte quelle che sono esigenze anche diversificate di coloro che appunto operano in questo contesto.